Venir fuori dal tunnel della violenza è possibile. Ogni donna può riuscire a riacquistare il sorriso che le spetta e a riappropriarsi della vita. Quell'occhio nero forse rimarrà nell'animo, ma il coraggio è più forte di tutto perché equivale a libertà. E la forza di denunciare, oltre che un netto no a ogni tipo di vessazioni fisiche e psicologiche, è uno dei messaggi contenuti dalla canzone Neanche una in più, singolo accompagnato da un videoclip che, come il testo e la musica, è stato scritto e diretto da Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli. Storie distorte di un uomo meschino, storie di odio e di un livido orrore. No, non si può. Singolarmente sono un poliziotto e un carabiniere, insieme sono i Molotov Cocktail, già vincitori del Bonefro Rock e selezionati nel Sanremo New Talent, un unicum in Italia, due esponenti delle forze dell'ordine con la passione per il rock che scelgono la musica per trasmettere un messaggio sociale, un modo affatto banale che con la potenza delle immagini e con un testo che invita a riflettere rende il messaggio efficace e diretto. Noi sostanzialmente cerchiamo di diffondere la cultura della non violenza e l'esortazione alla denuncia del problema, e quindi a nostro modo, perché il nostro hobby, la nostra passione poi è la musica, abbiamo scritto questa canzone sostanzialmente. E avete scritto anche la musica e la sceneggiatura del video. Sì, siamo autori della musica, dei testi e della sceneggiatura del videoclip. Paolo Izzi, lei parlava di un dramma sociale, voi siete stati spinti in maniera spontanea a scrivere questa canzone. Assolutamente, nel senso che a prescindere dal lavoro che facciamo, purtroppo siamo quotidianamente bombardati da notizie che riferiscono di aggressioni, di violenze, di sfregiamenti in danno di donne, e allora credo che sta succedendo qualcosa, un qualcosa che va combattuto e va fermato, insomma, assolutamente. Il video, che vede nel ruolo di protagonista l'attrice Mirella Sessa, è sbarcato su YouTube da qualche mese e conta già più di 10.000 visualizzazioni. È stato sostenuto gratuitamente dall'assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno, che ha creduto nel progetto inserendolo nel novero delle battaglie che l'ente sta conducendo contro la violenza di genere. Neanche una in più sta registrando l'attenzione di enti e associazioni a livello nazionale e avrà un prosieguo a scopo benefico. Abbiamo in programma degli eventi, i quali proventi vorremmo donarli poi chiaramente alle associazioni di categoria che trattano la violenza di genere. Paolo, alle viste c'è anche la realizzazione di un CD che naturalmente conterrà questo pezzo. Assolutamente, sarà un cofanetto che contiene ovviamente il singolo Neanche una in più, più altri brani, tutti scritti e composti da me e da Sobrino, i cui proventi, se vi saranno, se riusciremo peraltro ad avere la possibilità di pubblicarlo, questo cofanetto, perché non abbiamo avuto contributi da parte di nessuno per questa iniziativa, ma va bene così, saranno completamente devoluti alle associazioni operanti sul territorio.